ed estremamente concreto è il messaggio che ci potrà dare oggi la Siemens attraverso Claudia Guenzi, che è il capo delle soluzioni dei servizi regionali. Tra le tante cose, io so dalle slide che abbiamo visto che c'è un tema importante che tra l'altro ingrana perfettamente con degli annunci di Cattaneo, e cioè la necessità di ottimizzare i consumi. Dov'è che alla fine si consuma tantissima energia oltre che nelle fabbriche, nei palazzi. Prego. Buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia, e effettivamente quello che si diceva è proprio vero. Circa il 40% dell'energia che viene consumata in Europa oggi viene consumata all'interno dei building, dato che sale al 45% se pensiamo a quella che è la realtà italiana. Stamattina abbiamo parlato di reti di distribuzione elettriche e di gas, di fonti energetiche rinnovabili, abbiamo parlato adesso di reti di trasmissione di gas. C'è un altro elemento fondamentale se si parla di transizione energetica, che è proprio il building. Se possiamo andare alla slide successiva. Meglio cominciare la slide. Perché il building è così importante? Fino a qualche anno fa il building era di fatto un elemento passivo del sistema elettrico e del sistema energetico, perché si limitava a consumare energia. Oggi in realtà il building si è trasformato da consumatore a prosumer, è in grado non solo di consumare energia in maniera intelligente, ma anche di generare energia e di gestire l'energia necessaria per ricaricare i veicoli elettrici, che auspichiamo sempre più circoleranno all'interno delle nostre strade. Dicevo prima che è responsabile di circa il 40-45% dei consumi, ma i building oggi sono anche responsabili di circa il 18% delle emissioni di CO2 in atmosfera. Quindi da un lato il tema della sostenibilità energetica, dall'altro il tema della sostenibilità ambientale, di cui abbiamo parlato a lungo durante la giornata di oggi. Si parla infatti sempre più di building smart integrato all'interno di una smart city. Non dimentichiamo che oggi la stragrande della maggioranza della popolazione vive all'interno di città, numero che è destinato negli anni a venire sicuramente a crescere. Building che è diventato intelligente grazie ai sistemi di building automation, in grado di gestire il comfort, l'illuminazione, la sicurezza all'interno dell'edificio, ma anche fare dialogare l'edificio con la rete elettrica e con il sistema energetico, rendendolo di fatto un elemento di flessibilità. Si parlava prima in mattinata anche dei sistemi di demand response, quindi della possibilità di rendere l'edificio un attore attivo in grado di dare un contributo per l'equilibrio del sistema. Tutto questo grazie a sistemi di building automation che dal gennaio di quest'anno diventano di fondamentale importanza. In quanto a valle della normativa Near Zero Energy Building, tutti i building non residenziali e tutti i revamping rilevanti di building esistenti devono prevedere l'installazione di un sistema di building automation quantomeno in classe B, proprio per andare a aumentare il contributo che i building possono dare al sistema energetico. Se andiamo per cortesia alla slide successiva, quindi il building di fatto diventa un elemento attivo e fondamentale all'interno di una smart city. Smart city che devono essere sempre più sostenibili, efficienti, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista dei trasporti, che dal punto di vista dei servizi che offrono ai cittadini, e per fare questo devono essere sempre più connesse. È già stato toccato da diversi interventi nella giornata di oggi il tema dell'importanza del dato e dell'informazione per prendere le decisioni corrette e per interpretare in maniera real time quello che è il comportamento dell'intero sistema. Ma quando si parla di building, anche dato e informazioni importanti per andare a incentivare comportamenti virtuosi di chi building li abita.
perché noi possiamo avere building assolutamente efficienti dal punto di vista dei materiali utilizzati per la costruzione o dal punto di vista dei sistemi che li governano, ma di fatto poi noi possiamo renderli inefficienti se non stiamo attenti alle nostre, al nostro comportamento, alla nostra modalità di utilizzo. E oggi la tecnologia permette non solo di integrare il building all'interno di un sistema più vasto, ma anche in qualche modo di incentivare comportamenti virtuosi da parte di chi building li abita. Andiamo avanti per cortesia. Questo avviene grazie alla possibilità che i building hanno di interagire con il sistema elettrico, con il sistema energetico, con le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Di fatto quindi un'integrazione che avviene real time attraverso una serie di piattaforme tecnologiche. Quelle che vedete qui citate sono rispettivamente le piattaforme utilizzate da Siemens per la gestione del comfort all'interno degli edifici. Desigo è installato nel building in cui ci troviamo oggi, quindi è quello che in questo momento sta gestendo temperatura, luminosità e i sistemi di sicurezza del palazzo in cui ci troviamo. Diop è una soluzione per la gestione del bilanciamento tra generazione e carico. Dicevamo prima che il building è diventato un prosumer, quindi a sua volta genera energia. Ed è importante il bilanciamento tra l'energia che viene consumata e l'energia che viene prodotta e i sistemi per la gestione delle infrastrutture di mobilità elettrica. L'interazione real time tra questi sistemi è relativa a uno scambio continuo e costante di informazioni. È proprio grazie a questo scambio continuo e costante di informazioni che noi riusciamo a rendere l'intero sistema più efficiente. Se andiamo per cortesia alla slide successiva. In tale contesto la riqualificazione energetica del building assume fondamentale importanza. Dicevamo prima che i building sono responsabili di circa il 40% dei consumi. Oltre il 65% dei building in Italia è stato costruito prima del 1976, quindi prima che una qualsiasi legge portasse attenzione e accento ai temi di efficienza energetica, con ciò che questa cosa comporta. Quindi oggi di fatto il 65% dei building italiani sprecano energia, anche se il comportamento dei loro abitanti è un comportamento di tipo virtuoso. Per poter in qualche modo contrastare questo fenomeno è importante intervenire in maniera massiva sul patrimonio dei building esistente per riqualificarlo, sia dal punto di vista dei materiali che dal punto di vista dei sistemi che governano gli edifici. In questa direzione vanno gli investimenti posti sul piatto dal governo italiano con Ecobonus, ma auspichiamo che vadano anche parte dei fondi del PNRR, vista la fondamentale importanza. Pensate che solo la riqualificazione energetica dei building potrebbe portare a un beneficio per il sistema energetico del nostro paese nell'ordine del 5-6% dei consumi e del 5% delle emissioni. Quindi è una grande opportunità che non possiamo permetterci di perdere. Se andiamo avanti per cortesia. Questo perché i due pilastri della transizione energetica passano inevitabilmente da un lato dall'impiego delle fonti rinnovabili che sono sempre più distribuite e decentralizzate, e il tema è stato abbondantemente trattato nella mattinata di oggi, dall'altro proprio sul tema dell'efficienza energetica. E in tale contesto il dato, l'informazione, la capacità del building di reagire real time con il sistema elettrico e con il sistema energetico è di fondamentale importanza anche perché abilita una serie di servizi che possono essere erogati ai proprietari del building, volti al miglioramento della loro efficienza energetica, ma volti anche al prolungamento del ciclo di vita dei building stessi e dei sistemi che li governano. Se andiamo avanti. Quindi
Abbiamo iniziato, ho iniziato questo intervento parlando di necessità di digitalizzare le infrastrutture, digitalizzazione delle infrastrutture che di fatto è l'elemento fondamentale della transizione energetica. Lo diceva anche il collega di Snam poco fa, i nostri sistemi oggi producono migliaia, per non dire centinaia di migliaia di dati quotidianamente, dati che non potrebbero essere gestiti, analizzati e utilizzati se non attraverso l'utilizzo delle tecnologie e delle infrastrutture digitali. Quindi grazie ad algoritmi sofisticati e grazie a esperti in ambito energetico possiamo davvero dare un contributo importante per andare ad efficientare quello che è, come si diceva prima, uno degli asset rilevanti del sistema energetico del nostro paese, che lo presentava il professore con cui abbiamo aperto la giornata di oggi, è quello che in qualche modo si è meno evoluto negli ultimi anni dal punto di vista del miglioramento delle infrastrutture e dell'impatto. Vedete che poi alla fine le strade della sostenibilità sono infinite, no? E adesso, tolti i tecnici, chi di noi avrebbe associato automaticamente Siemens alla sostenibilità nell'edilizia? Siemens va bene in mente, macchinari, industria pesante, centrali elettriche, no? In realtà c'è anche questo, che rappresenta poi una declinazione concreta molto importante. Assolutamente, assolutamente sì. Nell'ambito dell'efficientamento delle infrastrutture, il building, se poi ci pensiamo, ha n.000 declinazioni diverse, quindi dalla casa in cui ognuno di noi abita, ai palazzi uffici, alle fabbriche, e quindi il potenziale è infinito.